Parliamo adesso anche di Subacquea in rosa con Un mare di donne, il nuovo progetto della WISP. Lo facciamo con Cristina Boniatti di Trento, responsabile nazionale parità di genere appunto della Subacquea WISP, ideatrice del progetto. Ben trovata. Buongiorno. Simply the best, tutti, simply the best. Ci racconti di che cosa si tratta questo progetto? È un progetto che nasce da lontano, già dal 2013, e proprio lo si vede nel nome, Un mare di donne. Quando delle amiche, in realtà tante amiche e amanti dell'acqua, da Trento decisero di fare un viaggio verso Genova per andare al mare. C'erano donne di tutte le età. E la cosa strana è che al ritorno in corriera tutte le donne avevano vissuto il mare, ma tutte in modo diverso. E per me si è aperto tipico femminile, direi. Come realizzate questo progetto? In cosa consiste? Il progetto nasce appunto all'interno di una associazione di promozione sociale, quale è WISP, e più precisamente appunto, come diceva lei, nel settore dell'attività subacquea. Con un obiettivo che è forse un po' ambizioso, però è quello di rendere la donna consapevole che può fare qualsiasi cosa e la abbia voglia di fare, e la possa fare semplicemente provando, come la fa in tantissime sue... Voi per questo avete proprio realizzato un questionario, giusto per capire come ci si rapporta con l'acqua, ed è stato elaborato da psicologhe e sociologhe. Perché? Sì, anche docenti e medici. Questo questionario mira proprio a andare ad esplorare quello che è il mondo sommerso della donna, con delle domande quali, per esempio, la sensazione corporea ti suscita quando entri in acqua o quando ti immergi, ma anche semplicemente quando la tocchi. Ecco, ci sono varie comunque, risposte. Quello che riuscite a vedere è che c'è un approccio differente tra donne e uomini. Sì. In che senso? In che cosa particolarmente? Guarda, porto un esempio che forse dà subito l'idea. Normalmente la subacquea è la subacquea intesa sotto acqua, quindi parlo sia di apnea sia di bombole. Mm-hmm. Parlando di bombole, ad esempio, non tutti sanno che andando sott'acqua le donne hanno dei consumi molto molto più inferiori di quelli degli uomini, quindi anche il requisito della forza, che forse no, uno immagina, no, assolutamente la subacquea, esatto, con l'erogatore non è una cosa di forza, assolutamente, assetto, esatto, è tranquillità, esatto, e gustarsi anche il bello che, certo, si vede, certo, e soprattutto questo. E il progetto che vuole proprio riflettere non tanto sulla parte tecnica, però, perché questa ormai anche qui, no, è molto evoluta. Ci sono eccellenze, se parliamo dell'apnea, ad esempio Alessia Zecchini, così per fare un nome. Certo, e infatti la mente mi viene proprio in mente, prima di Alessia, che anche saluto, ma mi viene in mente ancora negli anni 90 Rosanna Maiorca, no? La figlia, certo, di Enzo Maiorca, che è stata la prima a superare i meno 50 metri, quindi sì, la donna ce la può fare. Assolutamente. Oggi parliamo di Alessia che supera i 100 metri sott'acqua. È incredibile. Tornando al vostro progetto, avete avuto fino adesso due incontri, ma ne avrete anche numerosi a breve, giusto? Sì, allora il progetto si colloca su tutta Italia. La cosa interessante è che è coordinato da me, da una donna, ma ogni referente regionale è donna. E quindi questa è una cosa, secondo me, una struttura interessante. Il programma prevede degli incontri, alcuni sono già stati fatti, in ottobre a Trento, l'11 febbraio è stato fatto in Toscana, a Montignoso, Oggi sono in viaggio verso Genova, perché nel pomeriggio avrò il piacere di partecipare al premio Mercante presso il Museo del Mare. Galata. E in quell'occasione, esatto, il Galata, e in quell'occasione avrò il piacere di incontrare un operatore tecnica subacquea, una donna, una delle pochissime donne, Aglaia Vanzetto. Vedo qua nel programma anche altre date, il 3 marzo a Pordenone, poi ci sarà Ravenna, sì, Bergamo, certo, il 26 marzo, la Sicilia. Prima di salutarla, proprio molto in una battuta, ho visto che è intervenuta anche la musicoterapista soprano Irene Bottura. Per quale motivo?
Perché il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua, quindi Irene lavora sulle vibrazioni, qualsiasi esse siano. Quelle vibrazioni che ci attraversano e vanno a sollecitare proprio quell'acqua che è dentro di noi. Se queste sono armoniche, innescano in noi un riequilibrio proprio fisico, psichico, emotivo, spirituale, e ci permettono di vibrare in armonia con la natura. Infatti anche semplicemente quando uno fa il bagno sta bene, quando fa il bagno al mare è meraviglioso. Dai, questo piacere. Allora grazie mille Cristina Bognatti, grazie. Di Trento, responsabile nazionale parità di genere della Subacquea WISP, ideatrice del progetto Un Mare di Donne. A risentirci. Grazie.